Partecipazione oltre che degli istruttori ufficiali Audi, quindi in questo caso avete Lado, Tarabelloni, Giambi Tomasini, Luca Calisesi e scusa, Filippo Zadotti, che assieme ai piloti R8 GT del campionato italiano GT, Emanuele Zonzini, Marco Mappelli, la nostra icona Dingo Capello, questa presentazione con una visita in box, quindi vedrete a vicino R8, GT3. Gianetti di fianco, il radiatore quando uscita dall'aria qui, da qui. Un carico verticale che schiaccia la macchina verso il basso, viene poi bilanciato dall'alettone dietro per dare un comportamento neutro alla macchina. Nell'area off-road di Vallelunga, dove potrete provare in quello che è la modalità che di solito cui effettuiamo i nostri corsi off-road, SQ5, Q5 e A6 off-road. Modalità off-road perché praticamente stacca parzialmente, non al 100% i controlli, però ci aiuta anche quando iniziano a slittare tanto le ruote. Un gruppo lavorerà con Emanuele e Filippo sulla parte veloce, l'altro gruppo lavorerà invece con Dito e Marco su quello corto. Allora, in pista, come tu sai, abbiamo messo questi birilli che rappresentano i punti di corda, quindi il punto dove, diciamo, con la ruota anteriore interna devi sfiorare il cordolo, in questo caso il birillo. Questa è una curva molto strana perché è lenta, scende, un po' in discesa, è molto lunga. È una curva che ti spinge, ti invoglia ad accelerare a centro curva, ed è l'errore più grande che puoi fare, perché accelerando a centro curva cosa succede? La macchina inizia a sottosterzare, sì. Per cui poi sei molto molto lento in uscita. È una curva dove devi entrare, lasciar scorrere la macchina, quasi autoviolentarti e non toccare l'acceleratore, e poi quando raggiungi il secondo punto di corda mettere giù una volta sola. Okay. Questa è la S, sacrifichiamo la prima, stiamo a sinistra, teniamo questo specie di rettilineo tra le due curve che ci permette di impostare la seconda e poi essere veloci in uscita. Curva Roma, che è forse la più bella di tutto il circuito, si entra dove c'è il birillo, stiamo stretti, dal secondo birillo possiamo accelerare e allargare verso l'esterno. L'importante è sempre accelerare nel momento in cui inizia a raddrizzare le ruote, mai accelerare a ruote spezzate. R8, vediamo come Emanuele lo tiene. Sei sicuro? Ho visto passare così. Ok, allora qui è chiaro, la maggior ragione in pista sarà
veramente più semplice il fatto di pensare di tenerlo ai 9 e un quarto, solo che tante volte dove l'arbonato è anche un po' diverso, ovviamente in alto alle 10 e 10, alle 9 e un quarto è importante, perché tutte le vetture che hanno l'estronic sarà anche molto semplice trovare il pedal per salire, per scalare. Importante è lo sterzo, meno sterzo usiamo più veloci usciamo, eh?